Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 23 settembre, si venera San Pio. Pio da Pietralcina, noto come Padre Pio, al secolo Francesco Forgione nasce a Pietralcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. Il 22 gennaio 1903, a 16 anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende il nome di Fra Pio da Pietralcina. Diventa sacerdote 7 anni dopo, il 10 agosto 1910. Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio la straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Il 20 settembre 1918 il cappuccino riceve le stimmate della Passione di Cristo, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben 50 anni. Quando muore il 23 settembre 1968, a 81 anni, le stimmate scompaiono dal suo corpo e davanti alle circa 100.000 persone venute da ogni dove ai suoi funerali ha inizio quel processo di santificazione che, ben prima che la Chiesa lo elevasse alla gloria degli altari, lo colloca nella devozione dei fedeli di tutto il mondo come uno dei santi più amati dell'ultimo secolo. Dichiarato venerabile nel 1997 e beatificato nel 1999 e canonizzato nel 2002. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con i quotidiani nazionali. Vediamo dal Corriere della Sera in apertura il fotoreportage La vita degli sfollati, il sisma e le case. Un mese dopo, io abitavo qui, una delle dichiarazioni. In centropagina, Roma, Renzi, Olimpiade, caso chiuso, la scelta del nuovo assessore al bilancio, favorito Vetutino, ex magistrato della Corte dei Conti, e i 5 Stelle ammettono di non saper cambiare, ma la Go baciamano a Raggi. E poi in breve vediamo Montezemolo. Sulla sindaca sembra telecomandata, ha detto, e poi una vignetta sul Fidelity Day ed ancora le grandi opere da rilanciare, l'intervista a Salini, e vediamo in centropagina commercio e sfida USA Unione Europea, Airbus renda 22 miliardi. E poi in basso, Parioli, risarcita con 30 libri sulle donne, niente soldi, l'uomo che sfruttò la minorenne condannato a pagare in volumi e film. E poi alla guida di 21 istituti, la super preside da 3.000 alunni e l'altalena per tutti, regalo di Federica, il gesto della bimba malata. Ancora attacco hacker a Yahoo, violati 500 milioni di profili. Passiamo a Il Fatto Quotidiano, in apertura a Roma, tutte le balle della banda, Olimpiadi 2024, Renzi peggio della Raggi con Malagò del CONI, dopo l'anticamera non lo riceve. Il comitato organizzatore minacciava richieste di risarcimento per 20 milioni, ma ne ha spesi solo 2. Il megabuco è da Torino 2006, così i giochi illudono e fanno solo debiti. Salvatore Tutino, il nuovo assessore al bilancio, era alla Corte dei Conti. In centropagina regionale Lazio, Zingaretti promuove l'imputato per falso e abuso al controllo ASL, nominato a capo della struttura che vigila sui bilanci sanitari. E grandi classici, tessere delegati gonfiati, sospeso congresso socialista, ma Nencini resta. E poi il Montepaschi, Siena, viola cacciato dal Premier perché diceva no a regali e favori da JP Morgan. E poi il dossier, oggi il decreto, il sisma un mese dopo, tendopoli, casette, 7 anni per ricostruire. Nel taglio basso invece mondo dello spettacolo, Pitt, il goccio che fa traboccare il vaso, l'alcol e il sospetto di violenza sui figli.
Passiamo al giornale, vediamo in apertura, quindi l'emergenza stipendi, salari più bassi d'Europa per colpa delle tasse e del costo della vita in tasca, gli italiani entrano meno soldi persino dei greci, la ripresa è un miraggio. E ancora vediamo le mosse del centrodestra, la politica in centropagina, Berlusconi rassicura Forza Italia, Parisi cerca solo voti nuovi. E poi giù il sipario sulle Olimpiadi, il Premier si arrende alla Raggi, ormai è un capitolo chiuso, ha detto. Passiamo al manifesto, ora tutti con Raggi, quindi dopo il no alle Olimpiadi di Roma, la resa totale di Malagò del CONI. Fassina, bene l'assessore Berdini, serve subito un patto per la capitale, Matteo Renzi risponda. In centropagina Vattene Dei, la valanga di proteste contro il contestatissimo Fertility Day, la ministra della salute Lorenzin ammette l'errore della comunicazione, ma non il problema politico, dichiara la libertà delle donne, il welfare e il reddito, Renzi respinge le richieste di dimissioni. Vediamo in breve. In spalla la rabbia nera e la guardia nazionale a Charlotte per quanto riguarda gli Stati Uniti e vediamo ancora il Juncker gela Roma, l'Italia ha già usato la flessibilità per quanto riguarda la legge di bilancio. Il Messaggero in apertura ai giochi a Roma, storia chiusa, Renzi con il no del sindaco, il Movimento 5 Stelle ha ammesso di non essere in grado di cambiare le cose, sul danno erariale deciderà la Corte dei Conti, il CONI, il piano B non è la strada giusta. E vediamo in centropagina la fotonotizia, Pallotta pronto a cedere il 40% del club, la Roma nega, solo partner per lo stadio. E poi in breve, dopo lo sgarbo in Campidoglio, il freddo baciamano di Malagò non chiude la sfida dei due mondi. Si parla del baciamano appunto del presidente del CONI al Raggi. E il retroscena, lo scudo dei grillini per bloccare il ricorso polizza comunale, il focus, gli slogan del rifiuto che non reggono alla prova verità. Ed è guerra commerciale, gli USA contro la UE sugli aiuti ad Airbus, si allarga il contenzioso e ora basta flessibilità e Juncker che gela appunto l'Italia. Nel taglio basso l'iniziativa per ridurre il calo delle nascite, quindi il Fertility Day, riparte la battaglia, Lorenzin vogliono il mio posto. Il quotidiano indipendente Il Tempo invece in apertura, altro che giochi, il flop e il giubileo, la nostra inchiesta, tutti a parlare di Olimpiadi, ma i dati sull'anno santo sono devastanti, ancora da aprire 80 cantieri, spesi solo 25 dei 138 milioni previsti, turismo e commercio, KO. E in centropagina Dio a Rondi, il cinema fatto persona, muore a 94 anni il critico de Il Tempo, con Gianluigi se ne va un pezzo di storia. Il ricordo, gli devo tutto il mio successo e poi Il Pensiero, un uomo libero del Rinascimento. In breve vediamo l'osso dello sgarbo. La sindaca Raggi non aveva fretta e Di Battista dice Malagò un coatto. E poi il nuovo regolamento della casta, nessuna foto in aula ai politici che dormono. A Brad Pitt, finì indagato, Angelina picchia i figli, avrebbe detto, ecco perché la Jolie l'ha lasciato. Passiamo all'Unità, vediamo in apertura le Olimpiadi, la ribellione dei sindaci, gli amministratori delle città e delle regioni coinvolte, rifiuto della Raggi contro l'Italia, il governo, nessun piano B, vicenda chiusa a Palermo, il raduno del Movimento 5 Stelle sarà resa dei conti. E in centropagina invece domenica si apre il congresso dei laburisti britannici, nel taglio basso invece vediamo manovra, meno tasse a piccole e medie imprese, 2 miliardi alle pensioni,
pensioni fatti passi in avanti, intesa vicina, e ancora il nodo è sui precoci, togliamo rigidità alla Fornero. Renzi Italicum, ok, ha modifiche ma decide il Parlamento. E poi migranti, Orban vuole cacciarli tutti su un'isola. Passiamo alla Repubblica, in apertura la fotonotizia, un mese dopo il terremoto, la tenda, l'hotel e la casa in prestito alla ricerca della normalità perduta appunto un mese dal terremoto che ha colpito il centro Italia. E poi invece la politica tra Unione Europea e Renzi, duello infinito, volete troppo, la manovra può salire di 5 miliardi, il Premier sui giochi, partita chiusa. Le idee, quelle parole di Francesco e Obama alla coscienza del mondo. Nel taglio basso invece Tecnopol, l'idea c'è ma manca il metodo, e poi il diario di una vita con un disabile. Ed ora la stampa, vediamo sui sentieri dei trafficanti di uomini, una notte di pattuglia con la polizia, 300 euro per passare in Francia. Ed ancora fondi e soldati, il piano italiano per la difesa UE, intervista al ministro Pinotti, serve una guida politica comune per decidere, pagare le missioni, anche droni francesi a caccia dei rapiti in Libia. Nel taglio basso invece vediamo fiducia record per Appennino, Raggi in calo, sondaggio per la stampa, consensi per la sindaca di Torino, la collega romana indebolita dalle polemiche. Buongiorno della stampa parla del baciamano appunto al presidente del CONI, del presidente del CONI e la Raggi, e poi ancora in breve vediamo l'omaggio del Quirinale, Mattarella e le tre anime della nostra democrazia. Il gossip, Brad e Angelina visti con gli occhi dei loro bimbi. Ed ora Libero, vediamo, Bergoglio si santifica, il Papa attacca i giornalisti, Francesco convoca 500 penne e sentenzia, le vostre chiacchiere sono terroristiche, uccidono, ha detto, le sue invece fanno bene, peccato però che tutti quelli che le applaudono poi nei fatti le ignorano e lui è costretto a ripetersi. In centropagina faccio il prostituto e mi trovo bene, quanto guadagna un italiano gigolò. Vediamo chi critica la Raggi, non c'è paragone sulle Olimpiadi, ricordi che il tappo alle spese è la Unione Europea. Istituzione in declino, poi la nostra scuola è come la vita, peggiora con il tempo e si vede. Nel taglio basso, orrore nella giungla di Calais, i buonisti peccano, abusi sessuali sui profughi, li fanno i volontari. E ancora invece in breve, piccole squadre ora crescono e che cosa fare del caro estinto, un disco, un albero. Passiamo al Messaggero, abbiamo visto la prima pagina, vediamo all'interno del Messaggero, quindi le notizie in primo piano, vediamo che come detto apriva con le Olimpiadi, quindi Renzi capitolo chiuso, la Corte dei Conti chiederà i danni, il Premier in TV con il loro no, i 5 Stelle hanno ammesso di non saper cambiare le cose, ma il piano B non è la strada giusta. E l'appello, le quattro province del Lazio, facciamole noi il caso, l'esultanza delle altre capitali in gara, a Budapest cade una rivale di prestigio. Il retroscena invece sempre sui giochi, Raggi serve una mozione blindata, ma i consiglieri del Movimento 5 Stelle si assicurano, sindaco scortata al CONI dall'avvocato San Marco che consiglia come scrivere il testo, i dubbi nella giunta, Verdini sarebbe stata occasione preziosa, Marzano critica il ritardo. E qui nella foto appunto quel baciamano di Malagò a Virginia, simbolo di due mondi agli antipodi.
Sempre in primo piano, dai veri costi ai debiti gonfiati, slogan Raggi alla prova verità, l'intervista a Ranucci, il paese intero paga per le beghe 5 Stelle, addio risorse per migliorare la capitale. E il movimento, vediamo, quindi resa dei conti alla festa di Palermo, la vicenda Olimpiadi provoca solo una apparente tregua tra i pentastellati che restano spaccati. La mano dura del leader, da domani la kermesse, prima volta di Casaleggio Junior sul palco. Beppe scorterà Raggi e Appendino, i duri e puri ridimensionati. E il retroscena, infine, vediamo Berlusconi ai big azzurri, svela il piano di Parisi. Forza Italia si chiamerà Per l'Italia. E il ricorso invece in Cassazione, vediamo troppi, 1,4 milioni al mese per Veronica, la battaglia appunto di Berlusconi con la ex moglie Veronica. Ed ancora vediamo lo scontro Airbus tra Stati Uniti e Unione Europea, ora è guerra commerciale e poi il caso Yahoo nei guai, rubati i dati di 500 milioni di utenti. Ancora la missione contingente italiano in Libia, i militari arrivati a Misurata, oltre alle 65 unità sanitarie inviati 135 uomini per la logistica e 100 paracadutisti per la sicurezza. E ancora il caso nelle mani di Al-Qaeda, paura per i tecnici rapiti, l'annuncio di Haftar, Pinotti e Gentiloni smentiscono le indagini, adesso puntano sulla scorta. E il caso sempre USA muore, un altro nero bloccato a terra dagli agenti a Baltimora, il 21enne era disarmato, immobilizzato e colpito da 5 poliziotti, nuovi drammatici scontri a Charlotte, non ce la fa una manifestante ferito la scorsa notte. Il quarto caso in una settimana, mandato d'arresto per l'agente Betty Shelby che ha sparato a Tulsa. E ancora vediamo il caso Fertility Day, Ira Lorenzin, vogliono il mio posto, il premier la bacchetta, il ministro risponde alle critiche per la campagna, Renzi era inguardabile, l'ho detto anche a lei, dimissioni non scherziamo. E poi madri quarantenni e uomini infecondi, siamo il paese che non fa più figli, il Focus, in 4 anni 42.000 neonati in meno, 2 coppie su 10 non riescono a concepire, spesso la sterilità si può prevenire quando si è giovani, ma i ragazzi non sono informati. E poi il caso in breve, il Ministero e i bus per gli studenti, sempre sul caso Fertility Day. L'inchiesta invece, gli aggressori della metro hanno agito per uccidere, GIP conferma il carcere per i casertani che hanno pestato un uomo e sua madre, venivano da un rave party all'Eur durato fino alla mattina, erano strafatti di droga. E il sisma, vediamo, e la ricostruzione, ora un nuovo modello per affidare gli appalti, il commissario per il terremoto Errani parla del pericolo di infiltrazioni mafiose, controlli sulla gestione dei fondi. E poi l'incontro, il Papa ai giornalisti, verità e onestà, siete colonne portanti per una società libera, ha detto il pontefice che ha ricevuto direttori di testate e vertici dell'ordine appunto dei giornalisti. Nel taglio basso, hashtag non dimentichiamoli, Rai, 3 giorni di dirette da Amatrice. E ora vediamo la prima pagina dedicata all'economia, quindi il caso, appunto il monito del Presidente della Commissione che attacca, Roma ha già usato le clausole previste spendendo 19 miliardi in più, l'allarme della BCE, i paesi con alto debito debbono fare sforzi maggiori sui conti, rischiano l'instabilità finanziaria e la trattativa, contratti pubblici e stallo sui rinnovi. E con la prima pagina dedicata all'economia, come sempre, ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Intanto fa freschetto questa mattina, le temperature si sono abbassate di molto. Giovanni, quali sono gli aggiornamenti? Sì, si sono abbassate perché è arrivata aria più fredda e complice l'assenza di nubi sulla nostra regione, i valori sono diminuiti e quindi sono scesi sensibilmente rispetto ai giorni scorsi, anche 4-5 gradi in meno rispetto alle temperature che si sono registrate ieri allo stesso orario, quindi stamattina in riva al mare c'erano intorno ai 13-15 gradi, mentre nell'Aquilano, in particolare nella città di L'Aquila, c'erano 8-9 gradi, si registravano tra gli 8 e i 9 gradi di temperatura, quindi non sono valori insomma piuttosto bassi. La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di un'area di alta pressione in lento rafforzamento, ma si tratta di una struttura presente soprattutto nei bassi strati, non in quota, mentre in quota scorrono dei corpi nuvolosi che praticamente nelle prossime ore favoriranno degli annuvolamenti, ma si tratteranno di annuvolamenti caratterizzati da nubi alte stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, quindi annuvolamenti nelle prossime ore, soprattutto nel corso del pomeriggio e in serata, mentre anche il fine settimana trascorrerà con un tempo decisamente migliore rispetto a quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi, caratterizzato soltanto da possibili annuvolamenti pomeridiani nel corso del pomeriggio di domani, quindi nella giornata di domani, con possibili occasionali addensamenti più consistenti sulla Marsica e sulle zone montuose, dove non si escludono delle sporadiche precipitazioni in attenuazione in serata e in nottata. Anche la giornata di domenica invece vedrà un tempo migliore, con qualche annuvolamento sì, ma comunque prevarrà il sole un po' su tutto il territorio regionale, le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi, comunque una situazione che questa che continuerà comunque a manifestarsi anche nei prossimi giorni, quindi temperature in discesa nei valori minimi e in lieve stazionario lieve aumento nei valori massimi. Non ci saranno particolari novità se non un graduale aumento della nuvolosità nei primi due giorni della prossima settimana, soprattutto quindi lunedì e martedì, perché giungeranno nuovi corpi nuvolosi, poi probabilmente da mercoledì, ma poi ci torneremo su nei prossimi aggiornamenti, è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che dovrebbe garantire tempo stabile probabilmente fino a venerdì prossimo, ma siamo andati già oltre con quello che solitamente si può prevedere con una certa attendibilità, quindi ci aggiorniamo nei prossimi giorni, Elisa. Grazie, grazie Giovanni, buon lavoro e buona giornata. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Come sempre ricordo che oltre il sito internet di Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, oppure quello personale, come vedete in grafica di Giovanni De Palma, potete così postare commenti, porre domande, quindi essere aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali dal quotidiano Il Centro. Vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara. In apertura, sequestrata tonnellata di arrosticini, NAS e l'azienda Vestina, carne ovina congelata male e non tracciata. In centropagina la foto shock, investite sulle strisce preso il pirata e poi la domanda se le ragazze fossero le nostre figlie. È stato preso quindi il pirata della strada che martedì scorso in via Vestina a Montesilvano ha investito una ragazza di 13 anni. Nella foto ripresa dalle telecamere in strada si vede l'impatto, la Vespa che sorpassa le auto e travolge la ragazzina. Nelle cronache vediamo il sondaggio, sempre meno pescaresi al lavoro in bici, e via le tende, attiva, i precari smantellano il presidio davanti al comune. E poi la festa, il Sacro Cuore è promosso a santuario. Arrestati i ladri dei negozi, ripresi mentre rubano, la polizia individua e ferma due giovani. Vediamo ora la prima pagina dedicata alla provincia invece di
Chieti, Lanciano e Vasto in apertura del centro, la fotonotizia come l'edizione di Pescara e poi Nudo spara contro i carabinieri a Mazzagrogna, fucilate ai militari chiamati dalla vicina, cinquantenne arrestato. E nelle cronache, rogo distrugge il fienile del maneggio, un altro incendio a San Salvo, poi in Chieti, asilo nuovo a prova di sisma per 100 bambini, il ministro in città. In Chieti ancora, tifo e 13 gol, il Chieti fa innamorare la squadra appunto di Trevisan. E poi al parcheggio con il coltello a Vasto, 59enne minaccia automobilista per strappargli il posto. Vediamo la prima pagina dedicata invece alla provincia di Teramo in apertura. Il concorsone della ASL, ammessi in 318, hanno partecipato in 3.000 e tra gli esclusi c'è chi prepara il ricorso. E poi la Photoshop in centropagina. La morte in galleria, due a giudizio, a processo autista del bus e tecnico ANAS, cantoniere assolto. E nelle cronache ancora con il voodoo minacciavano mia madre, parla ex prostituta, e il Roseto, stilista rosetano consacrato da Vogue Paris, realizza borse e in Val Vibrata scatta l'inchiesta sul nuovo centro turistico di Colonnella nel dettaglio. Pagina dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona del quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vediamo, brucia la casa della vicina, arrestato è un ex poliziotto, le aveva danneggiato l'auto e la seguiva insultandola. Nelle cronache in Avezzano, vite da nababbi e sparatori e la storia del clan i Casamonica d'Abruzzo. In L'Aquila, vita in camper tra le scosse con marito e figli. E poi in Sulmona, sale operatorie inaugurate dopo 14 anni. E nel taglio basso vediamo albero cade e sfiora famiglia ad Avezzano, madre e due figlie procedevano in auto. Vediamo il quotidiano della provincia di Teramo, la città in apertura, le notizie del quotidiano appunto della provincia di Teramo, apre con il concorsone ASL, ammessi in 306, tutto a posto durante la prova al palazzetto di Pesaro, anche senza i documenti e con il telefonino. La fotonotizia, lavori per il lavoro, autoporto, iniziata la costruzione della ditta Tauro. E poi l'incidente di Piaganini, due a giudizio per la morte del boscaiolo in motocicletta. Prostituzione nel night, processo a porte chiuse per l'ex politico Norante. Un cimitero tra comune e Team, forno crematorio e nuovi loculi, chi deve costruirli? E poi l'anniversario, nessuno dimentichi il sacrificio della battaglia di Bosco Martese. Entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata alla regione, parliamo del masterplan, è passato tra troppi dubbi, il Consiglio regionale approva a maggioranza, ma le opposizioni pongono dubbi sulla legittimità. Nel masterplan si riscontra la totale assenza di interventi tesi alla creazione dello sviluppo e dell'occupazione, diversamente dal documento approvato da Gianni Chiodi nel 2010. E la cerimonia massoneria, logge del Mediterraneo a Pescara, domani appunto si tirerà la cerimonia di apertura. E sempre a Pescara, NAS, un altro sequestro di arrosticini, trovata una tonnellata di carne non in regola con i documenti e quindi sequestrati dai NAS. Ammessi in 306, parliamo del concorsone appunto che abbiamo visto in apertura, al concorsone col telefonino e senza documenti, tutto tranquillo, secondo la ASL, alla preselezione per 56 posti da operatore sociosanitario, eppure. Quindi dopo la prova di martedì la ASL ha dichiarato che tutte le operazioni si sono svolte in maniera tranquilla e ordinata. E per quanto riguarda appunto quanto scritto nel titolo, con telefonini quindi non andavano consegnati prima di sostenere la prova, bastava tenerli in borsa o in tasca.
i 3.000 candidati sistemati gomito a gomito sugli spalti del palazzetto dello sport di Pesaro, lo vediamo nella foto scattata appunto da un partecipante al concorsone, e per quanto riguarda la documentazione, impiegate 3 ore per le verifiche delle carte. Chi le ha dimenticate se le fatte mandare e le ha stampate in loco. E la politica, loro votano sì al referendum costituzionale all'Hotel Abruzzi, l'incontro promosso dal Partito Democratico. Ancora mezzo corso senza acqua per i lavori del Ruzzo, dopo il via libera della sovrintendenza oggi sarà sostituita parte della condotta che interessa il cantiere. Scuole, volontari sardi di Casa Pound a controguerra per i terremotati. Ed ancora tra comune e Team c'è di mezzo il cimitero, forno crematorio e nuovi loculi sono l'oggetto della contesa in vista del nuovo bando di gara. Nella foto il CDA della Team con il sindaco e il presidente del consorzio Mote. Lega Ambiente ripulisce Fonte della Noce, domenica l'iniziativa assieme agli ospiti del centro di igiene mentale, cittadinanza attiva e Croce Bianca. E commercio, confermato il mercato dei fiori in largo Porta Madonna. Ancora musei, prorogato l'appalto alla Coop Race, evitabilissimo provvedimento contestato dal Partito Democratico, arriva puntuale un giorno prima della scadenza. Ed ancora provincia, vediamo parte la rinascita dell'autoporto di Castellalto. Cominciati i lavori per il nuovo insediamento della Tauro Autotrasporti nell'ex area abbandonata, e lo vediamo il polo nella foto, l'edificio di Villa Zaccheo. Il rilancio, il sindaco Vincenzo Di Marco è riuscito ad attivare nuovi investimenti in un'area inutilizzata. Nel taglio basso invece la sentenza del TAR, la regione ricorre contro lo stop alla caccia, l'annuncio dell'assessore Dino Pepe, faremo di tutto per far partire subito la stagione venatoria, ha detto. E in due a giudizio per la morte del boscaiolo, dirigente ANAS e autista del bus accusati di omicidio per l'incidente a Pieganini, assolto il capo cantoniere, lo vediamo nella foto. Matteo Ceci è morto il 5 agosto del 2014 dopo essere caduto con la moto per colpa di una pozza. Ed ancora terremoto, 3 scuole inagibili un mese dopo la prima scossa, solo dopo il sopralluogo dei tecnici della protezione civile e il comune di Isola del Gran Sasso si accorge dei danni alle sedi. L'associazione Crescita Comune aveva segnalato i problemi alle strutture, ma l'amministrazione ha deciso di far iniziare ugualmente le lezioni al loro interno. La sicurezza, Teramo, il Ministero assegna i fondi per sistemare le scuole teramane, sono 10 comuni della nostra provincia che sono riusciti ad accedere al finanziamento da 19 milioni di euro. E ancora, per quanto riguarda le scuole Sant'Egidio, vediamo lo spostamento infelice della segreteria delle scuole sant'egidiesi. Nel 2012 venne trasferita dalle medie alle elementari, che ora sono inagibili, adesso ritorno ai vecchi uffici. E a Sant'Egidio un consiglio straordinario sul terremoto, le opposizioni chiedono chiarimenti sulle strutture pubbliche. Ancora vediamo Tortoreto, una strada a metà lungo il Salinello, dal 2011 la provinciale è rimasta l'unico argine del fiume in caso di piena. Alba Adriatica, rubati i computer della scuola elementare di Villa Fiore, e ad Ancarano, stato d'agitazione dei lavoratori della Gama di Ancarano. Nereto, documenti cambiati prima della pubblicazione, Direzione Futuro segnala le differenze tra quanto approvato e gli atti sull'albo pretorio. E poi ancora a Giulianova, vediamo, sorridono i campeggi, la stagione appena conclusa segna un aumento delle presenze turistiche. Quartieri, Mastro Mauro promuove solo il comitato della Nunziata. Nel taglio basso vediamo pezzi di manichino abbandonati in zona turistica Giulianova, dal degrado della zona nord emergono reperti del tutto inaspettati. E poi viabilità, chiuso per lavori il casello di Mociano. Il processo invece a luci rosse ma a porte chiuse per Norante, l'ex consigliere comunale rosetano ascoltato come testimone nell'udienza sul nightclub La Bussola. Gli imputati, sul banco degli imputati siedono in 5 tra gestori, camerieri e collaboratori.
E poi vediamo ancora Pineto, anche Pineto nasce il movimento contro la riforma costituzionale. E a Roseto invece rinviata mercoledì la cena solidale e l'estrazione della lotteria. Ad Atri i graffiti sulla chiesa, deve rimuoverli la curia. Il sindaco Astolfi ha segnalato più volte il problema, che non è di nostra competenza. Ed ora vediamo torniamo al centro, vediamo l'edizione dedicata alla provincia di Pescara, quindi all'interno le notizie appunto riportate. Abbiamo visto la prima pagina in apertura, vediamo la pagina dedicata alla regione, un prestito per partire da 5 a 50 mila euro il programma, appunto l'assessore di competenza dichiara una buona idea, può non bastare. E poi giovani, soldi a tasso zero per diventare imprenditori, requisiti, modalità e scadenze per partecipare al programma e corsi gratuiti, saranno ammesse le prime 300 richieste da lunedì via alle domande. E l'elenco, scuole lesionate in 49 edifici, previsti lavori per 19 milioni a Pescara. Nel taglio basso vediamo i lavori per la velocizzazione, treni cancellati o deviati nel weekend. E poi andiamo alla pagina dedicata a Pescara, appunto come detto, smantellato il presidio di Piazza Italia, abbiamo tirato avanti con gli aiuti dei pescaresi, hanno detto i manifestanti, gli ex interinali appunto di Attiva, e hanno smontato l'accampamento presente da 8 mesi, ci hanno donato soldi, dolci e pasta, ma ora andiamo via per fare i concorsi, hanno detto. Il viaggio ad Amatrice, in breve gli ex di Attiva fanno le crepe ai bimbi terremotati. E entriamo all'interno, vediamo appunto radioterapia, la notizia sulla sanità, si sblocca la gara per l'acceleratore, l'ASL chiede al comune il permesso per fare i lavori dopo oltre un anno di attesa, ma dal piano degli investimenti scompaiono quasi 3 milioni per altri 2 apparecchi. E la decisione della direzione sanitaria, la FIALS prorogati i contratti a 60 infermieri precari. Cambio in via Pesaro, vediamo, chiude il consultorio, al suo posto arriva medicina dello sport. E poi l'iniziativa del centro IGEA Alzheimer, gli esperti incontrano le famiglie in piazza Salotto in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, quindi dalle 9 alle 19 in piazza Salotto è prevista domenica. L'appuntamento è previsto per domenica. E poi la buona scuola, vediamo, i prof esiliati tornano a casa tra gioia e amarezza. Tra i docenti rientrati grazie alle assegnazioni provvisorie da Lombardia, Emilia e Veneto, ma la battaglia continua. E poi vediamo nel taglio basso il torneo di tennis, il team Ecoservice vince la sfida più attesa al Tartarughino. In breve l'iniziativa, manager a convegno, si parla di contratti di rete e poi pari opportunità con 2 uomini e 10 donne. Andiamo avanti, furti nei negozi, ladri traditi dalle telecamere, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza la mobile individua gli autori di 2 colpi in gastronomia e in pizzeria, ma le indagini vanno avanti. E su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Alfredo Primante. Hanno messo a segno furti con scasso in diversi esercizi commerciali di Pescara e dell'area metropolitana, creando allarme e richieste di maggiore sicurezza da parte delle associazioni di categoria. Mario Bolognese e Salvatore Meo, entrambi 27enni pescaresi con precedenti penali, sono i 2 componenti la banda delle spaccate, individuati dalla squadra mobile della Questura di Pescara, che sta indagando sugli episodi registratisi la scorsa estate. In base al modus operandi e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la squadra mobile, con l'ausilio della scientifica, ha riconosciuto Bolognese come autore del furto di 20 euro e di 4 kg di zucchero commesso nella notte del 18 agosto scorso in una gastronomia di Pescara, dopo averne sfondato la vetrina.
mentre a Meo è stato contestato il furto con spaccata, che ha fruttato una somma molto più rilevante, 1200 euro, commesso nella notte del 21 agosto scorso ai danni di una pizzeria di Montesilvano. Le indagini della mobile sulla banda delle spaccate però non si sono ancora concluse. Le attività investigative infatti continuano per verificare se i due indagati siano coinvolti in altri episodi simili. Per Mario Bolognese questa mattina è scattata la misura cautelare notificata agli in carcere, dove da alcuni giorni si trova recluso per altri motivi. Mentre a Salvatore Meo è stato notificato il solo avviso di conclusione delle indagini perché ha collaborato con gli investigatori confessando la responsabilità del furto. Ed ancora dal centro, vediamo in breve: carabinieri ruba due telefonini, arrestato a Montesilvano. A Pescara basta bugie sulle acque di Fogna nel fiume, cittadinanza attiva interviene sulle cause dell'inquinamento marino e chiama in causa i politici. Voli Ryanair, balneatori soddisfatti. E poi il caso SNAV, comune regione al lavoro, rilanceremo i collegamenti via mare, hanno detto appunto dalla regione. Vediamo ancora la parrocchia del centro in 400 per il Sacro Cuore, che diventa santuario. Festosa cerimonia con Monsignor Valentinetti e la seconda cattedrale cittadina, presentato il nuovo rettore e le 8 suore che faranno catechismo porta a porta. Il nuovo rettore ordinato sacerdote lo vediamo da Paolo VI. Meno pescaresi al lavoro in bici, il sondaggio di Pescara Bici, censiti 1100 ciclisti in meno rispetto all'anno scorso. Andiamo avanti, vediamo la pagina successiva, quindi sempre a Pescara. Chi sono i nostri antenati? Lo scopre un'associazione, l'organizzazione Family Cirque promette la ricostruzione dell'albero genealogico, il servizio offerto gratis a tutti i cittadini su appuntamento, domani il convegno. Ed in breve, i vigili pronti alla protesta, troppi servizi assegnati agli agenti, lo denunciano i sindacati, e quindi la proclamazione appunto del sit-in. E vediamo a Pianella, campi di calcio stangata e degrado, protestano le società che utilizzano gli impianti. Al Nardangelo la tariffa per una partita da 100 a 150 euro. In breve, a Francavilla ricorso collettivo per timor panico dell'acqua di Bussi, e ancora sempre a Francavilla alunni al foro per pulire il mondo con Legambiente. Pagina di Montesilvano, vediamo l'incidente, lesioni e omissione di soccorso, la ragazzina investita ha preso il pirata, è un giovane di Cappelle, il motociclista che martedì ha travolto sulle strisce pedonali la tredicenne lungo la via Vestina. Le foto sono appunto gli scatti sono stati fatti dalla telecamera che c'è sulla strada. E domenica la sfida degli Ironman in città, sono 400 gli atleti che si misureranno nel campionato italiano di triathlon ai grandi alberghi a Montesilvano appunto. Hotel dell'ASL pagato 150.000 euro in più, la Corte dei Conti, le perizie dicevano 1 milione, poi il prezzo fu aumentato ma nessuno è responsabile. E l'appello di un papà: mia figlia disabile non può camminare, serve lo scuolabus. In centropagina, Liano, rioccupata la villetta confiscata, il consigliere denuncia, la casa di via A diceva assegnata subito, De Martinis, tutto in regola. Montesilvano, ristrutturata l'antica statua di San Michele, domenica la benedizione di Valentinetti. E a Pianella, nel parco, la sfida di Alessia, match pugilistico femminile. Sequestrata, vediamo ancora avanti, sequestrata a Penne una tonnellata di arrosticini, blitz dei carabinieri del NAS in un'azienda vestina, carne non tracciata o congelata male, multa da 10.000 euro al titolare. In breve Manoppello, due giorni di festa di Maiteli all'asta, e poi Torre dei Passeri, ciclisti in gara tra 4 comuni. Vediamo l'iniziativa a Torre dei Passeri, in Pullman alle Terme, festa per 52
residenti e poi i campioni di boccia ai campionati italiani, la società Vicoli 2000 Civitaquana. Pagina dedicata a Chieti, vediamo arrestato a Mozzagrogna, nudo sul balcone spara ai carabinieri, prima lancia piatti e poi in braccio una carabina ad aria compressa per colpire i militari chiamati dalla vicina Bessata. Il taglio del nastro a Tricalle, il ministro Costa inaugura la scuola a prova di sisma. A Vasto, minacciato con un coltello nel parcheggio, giovane aggredito da un 59enne, o sposti l'auto o ti faccio un buco in testa, ha detto, scatta la denuncia. A Orsogna i funerali, 100 sacerdoti per l'addio a Don Danilo. E l'Aquila, vediamo il caso, anni di angherie, brucia la casa di una vicina, arrestato, ex poliziotto nei guai, ha anche gettato acido sull'auto della vittima per le molestie, coinvolti moglie e figlia e un complice. In centropagina la segnalazione, vediamo, addetti ASM trovano siringhe nel contenitore per abiti usati. Spacciatore bloccato tra le macerie, blitz della polizia ha colpito, preso un albanese, l'altro fugge. Nel taglio basso ad Avezzano, vita da Nababi e legami con i Casa Monica, indagini sul maxi sequestro e rom di Avezzano, spuntano traffici di droga e una vecchia sparatoria. Pagina dedicata a Teramo, vediamo lavoro, si erano presentati in 3.000, il maxi, si parla del maxi concorsone alla ASL, gli ammessi sono 318, pubblicata la graduatoria della preselezione che si è svolta al Palasport di Pesaro, le prove scritte e orali inizieranno a novembre, ma qualcuno già parla di ricorsi. E poi lavori del Ruzzo, oggi niente acqua nella zona di Piazza Garibaldi. E la richiesta al comune, la TEAM, vale ancora la convenzione sul cimitero? Questo il punto interrogativo. Nel taglio basso vediamo a Tortoreto tributaristi a convegno sull'analisi di bilancio, oggi il corso formativo dell'ANCON in vista del meeting nazionale delle professioni. Ed ora torniamo al Messaggero, abbiamo visto quindi le pagine dedicate alle notizie nazionali e dal mondo, passiamo alla prima pagina dedicata alla regione Abruzzo e qualche notizia all'interno, prima pagina che apre con lo scacco, la banda delle spaccate, per tutta l'estate hanno terrorizzato i commercianti con una raffica di colpi, due in manette, abbiamo visto anche nel servizio, Bolognese e De Meo. E poi Masterplan, penalità per le imprese, D'Alfonso annuncia misure anti-ritardi, l'opposizione, approvazione viziata. E poi la foto, il pirata della strada rintracciato dalla polstrada, appunto, ha investito una ragazza sulle strisce e poi è fuggito. Il cantiere Teramo, rivoluzione dei mercati, lo vediamo poi all'interno. Quindi entriamo all'interno, vediamo la pagina dedicata a Pescara, in apertura Di Matteo super test nell'inchiesta sulla scalata all'ACA, l'esponente del PD contrario alla linea D'Alfonso, interrogato a lungo dal PM che indagano sulle decisioni dell'ente controllore. Ato, appunto. Poi l'allarme, due alberi abbattuti dalla pioggia, paura in via Italica e via De Amicis. Nel taglio basso la ricorrenza, i 100 anni di Moro, ricordo del discorso agli abruzzesi. E l'uomo delle spaccate, tradito dal video, l'abbiamo visto, quindi scacco alla mala. E caccia all'antenato in centropagina, Vlasioli Family Search apre gli archivi per dirci che siamo, chi siamo e da chi veniamo. Poi l'elenco delle imprese, ad agosto il primo passo falso, in breve invece da Media World, ruba due telefonini e viene arrestato, e poi provincia, nuova commissione alle pari opportunità.
Andiamo avanti, travolta dallo scooter, il pirata trovato dalla polstrada e poi la protezione civile resta al buio, il paradosso, il comune fa staccare la corrente alla sede di Via Calabria, sconcerto di Gallerati, appunto sospesi i servizi, Maragno, un errore ha detto. L'Aquila, Porta Leoni e battaglia per liberare le mura civiche. Manufatto ostruisce il camminamento, le associazioni chiedono di intervenire, la valorizzazione dell'intera cinta impone la salvaguardia del restauro. E poi l'annuncio di Lolli e Petrucci, Case Ater, tutte le gare d'appalto partiranno entro l'anno 2017. Il PD agitato, in breve vediamo nella foto il segretario Albano, Benedetti, io sono di sinistra, altri si interroghino. E poi la ricostruzione in spalla, sempre pericolosi ritardi, Cialente lancia gli stati generali. Nel taglio basso l'evento, medicina, un convegno sull'endocrinologia pediatrica e poi l'iniziativa Nonno Ascoltami, domenica di prevenzione. E ancora vediamo l'operazione Anni di persecuzioni e casetta incendiata, intera famiglia nei guai, sono scattati provvedimenti restrittivi, arresti domiciliari, obbligo di dimora e divieto di avvicinamento ai luoghi. Il mistero poi domani alle 10.30 all'auditorium del parco, la conferenza sulla Sagra Sindone, indagine moderna sull'antico mistero, interverrà la sinologa di fama internazionale, la professoressa Marinelli. Provincia, Spazzaneve si va verso la prescrizione e ancora la denuncia dell'ASM, trovate siringhe nei cassonetti. Nel taglio basso, cultura, la sinfonica protagonista a Matera, il concerto in onda su Radio 3, cuore della serata, sarà l'interazione con gli spettatori. Il lutto, è morto a Roma a 61 anni il primario Maurizio Tancredi e poi ha colpito albanese arrestato per spaccio. Sul Mona, rifiuti pericolosi, numeri da brividi, ecco la mappa dei siti che necessitano della bonifica, in ben 14 casi bisogna intervenire immediatamente. Oltre 81.000 metri quadrati di territorio interessati dal deposito e incontrollato, occorrono 2,8 milioni di euro. Sul Mona, sale operatorie, la partenza tra speranze e promesse. E ancora Canistro, lui 107, lei 104 anni, al centro INI festeggiati gli ospiti più anziani. L'inchiesta, vediamo sequestro ai Rom, chiariremo tutto. E poi ad Avezzano, acqua, bollette raddoppiate, protestano. Avezzano Pro Amatrice, Teatro dei Marsi, in scena la Lombardi. E ancora Chieti, il ministro inaugura la scuola antisismica e invita a fare figli. E poi la cultura povera, Marucino, stagione della lirica a rischio, Febbo, sbloccare i soldi per la cultura. La condanna, vediamo Olio DOP, consorzio Fantasma. E ancora Lanciano, depuratori sequestrati, il perito accusa. In alcuni impianti erano nate persino piante di pomodori, tra gli addetti ai controlli assunto anche un giardiniere. L'impietoso quadro gestionale è stato fatto ieri al processo dove è stato sentito il chimico napoletano Michele Mosciarello. E poi in breve Mozzagrogna, denunciato per stalking, spara ai carabinieri a San Salvo, a fuoco il circolo ippico, probabile la pista dolosa. Vasto, parcheggio contestato, spunta pure un coltello. Teramo, lavori sul corso, ancora disagi, oggi i rubinetti restano a secco, mancherà l'acqua per 5 ore, lo stop riguarderà 100 utenze e l'interruzione per permettere agli operai di sostituire una condotta del ruzzo. Giulianova, alberghiero, gli studenti minacciano lo sciopero, il caso, atti vandalici nelle chiese, ora è emergenza. E poi Galleria Piaganini, ceci morto dopo l'incidente stradale, autista e geometra dell'ANAS a processo. Nel taglio basso, Roseto, tassa di soggiorno e riscossione, i nodi dell'amministrazione. E poi in breve a Giulianova, polemiche, preti, ecco la soluzione. Andiamo alla pagina sportiva, Abruzzo Sport, il Pescara a caccia di gol, così il titolo in apertura.
Per la prima volta in questa stagione i biancazzurri hanno trovato sulla loro strada un avversario molto chiuso. È mancata la lucidità sia in rifinitura che sotto porta, ma questa volta la tenuta è stata buona per tutti i 90 minuti. E vediamo gli avversari. Domenica Genoa senza Veloso e Pavoletti, e la squadra Campagnaro tranquilli, le vittorie arriveranno. Passiamo alla Lega Pro. Teramo a caccia di certezze. Nofri ha detto: abbiamo dato un bel segnale, ora dobbiamo diventare più brillanti. Buone notizie per Karkaris, esclusa la lesione ai legamenti, fuori solo un mese per il menisco. E poi Serie D, l'Aquila prepara la prima svolta, la sfida contro l'Ostia Mare è importante per trovare continuità, ha detto il DS Battisti. Vediamo Real Giulianova, infine, per quanto riguarda la promozione, ha ritrovato i tifosi, oltre 500 spettatori per la gara di Coppa con il Muciano, testimoniano il ritrovato amore per la squadra giallorossa. E con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa, quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.